Ciao a tutti, in questa sesta lezione andremo a trattare la definizione di costanti. Dunque, le costanti per default vengono definite nel blocco di istruzioni destinato al preprocessore. Per definire una costante bisogna scrivere cancelletto define, nome della costante, valore della costante. Benissimo, adesso all'interno del codice, se noi andremo a scrivere ad esempio printf %d, costante e andremo a compilare, vedremo che appunto viene riportato il numero definito come costante. A questo punto, per impratichirci un pochino con questa nuova istruzione che abbiamo introdotto, andiamo a fare un programmino che ci calcoli, ad esempio, l'area del triangolo e la scusate, l'area del cerchio e la circonferenza. Ok, e andiamo a dare come al solito un nome al nostro programma. Ok, come tutti sappiamo, per calcolare la circonferenza di un cerchio e l'area di un cerchio c'è bisogno della costante pi greco 3,14. Quindi andremo a includere, scusate, a definire una costante pi greco dal valore 3,14. Benissimo. All'interno del nostro blocco andremo quindi a acquisire un valore, ovvero il raggio della circonferenza, affinché sarà possibile poi usarlo per calcolare altri tipi di, diciamo, per calcolare l'area e la circonferenza del nostro cerchio. Come sempre andiamo prima a scrivere il codice. Dichiarazione delle variabili, acquisizione dei valori necessari per il calcolo dell'area e della circonferenza e infine, prima di stampare è il caso di mettere ad esempio dei valori, quindi il calcolo dell'area, il calcolo della circonferenza e stampiamo i valori. Come vedete è molto utile approcciare la programmazione del linguaggio C utilizzando prima i commenti, in quanto noi passo per passo sappiamo quello che dobbiamo andare ad implementare. Quindi dichiariamo le variabili, quindi per il momento dichiariamo la variabile raggio, sarà possibile in seguito aggiungere altre variabili. Ok, più che mettere raggio come variabile di tipo intero, sarebbe il caso metterla come variabile di tipo float. Questo succede perché ci troviamo a, diciamo, a svolgere conti su appunto delle variabili che possono non essere necessariamente decimali. Quindi usando una variabile di tipo float possiamo inserire anche numeri con la virgola. Benissimo, adesso devo acquisire i valori necessari per il calcolo della circonferenza. Quindi utilizzo il costrutto scanf. Ok. E inserisco %f, visto che si parla di un tipo che è float, e memorizzo dentro alla variabile raggio. Ricordiamo, come abbiamo fatto nell'altra lezione, che per quello che riguarda l'acquisizione di valori è necessario specificare l'indirizzo della variabile, quindi usare lend raggio. Benissimo, adesso andiamo a calcolare l'area.
Dunque, sappiamo che l'area di una circonferenza, l'area di un cerchio, scusate, è definita come pi greco r quadro. Quindi, che cosa facciamo? Prendiamo pi greco r quadro, pi greco, ok, per r, quindi raggio per raggio. Ok, ma questo calcolo che viene eseguito non viene memorizzato dentro a nessuna variabile. Quindi è il caso di dichiarare un'altra variabile che chiamiamo area, all'interno della quale andrà memorizzato il risultato di pi greco per r quadro. Quindi area uguale pi greco r quadro. Andiamo a vedere che ciò che sta a destra del segno uguale, quindi diciamo. Questa semplice operazione matematica verrà calcolata e il risultato di questa operazione matematica verrà attribuito alla variabile area. Benissimo, per la circonferenza facciamo la stessa cosa. Quindi avremo bisogno di un'altra variabile che chiamiamo circonferenza e come sopra andiamo a scrivere che la circonferenza è uguale a che cosa? A pi greco per 2 per r. Quindi raggio. Ok, anche questa volta dobbiamo mettere necessariamente diciamo, il risultato di questo conteggio matematico all'interno della variabile che abbiamo creato proprio per la circonferenza. Quindi circonferenza è uguale a pi greco per 2 per raggio. Benissimo. Andiamo ad arricchire un pochino il nostro codice e inseriamo, per esempio, un printf inserisci il valore del raggio. Ok, possiamo anche fare inserire un altro blocco di codice dove andiamo a scrivere questo programma calcola la circonferenza e l'area di un cerchio. Mettiamo questo dashn, va a cavo, ok, inserisci il valore del raggio e a questo punto dobbiamo stampare i valori. Quindi utilizziamo sempre il nostro printf e scriviamo il valore della circonferenza è 2 punti per 100 f, visto che è di tipo float, virgola, nome della variabile circonferenza, benissimo, e allo stesso modo andiamo a stampare a schermo il valore dell'area è 2 punti per 100 f, virgola, area. Ok, dovrebbe essere tutto. Mi sembra che non ci siamo dimenticati niente. Non ci resta che costruire e vedere se la compilazione va a buon fine. Sì, build succeeded. Andiamo a mandare in run il nostro programma. Ok, come vedete, abbiamo il nostro programmino che gira. Questo programma calcola la circonferenza dell'area di un cerchio. Inserisci il valore del raggio. Diciamo che il raggio è 23. Quindi il valore della circonferenza è 144,440002, eccetera, eccetera. Il valore dell'area è quest'altro. Quindi il nostro programma è andato a buon fine. Ok, con queste semplicissime argomentazioni che abbiamo trattato oggi e nelle lezioni precedenti, quindi la definizione di una costante, e abbiamo utilizzato il tipo float per la prima volta, abbiamo utilizzato la funzione printf svariate volte, la scanf anche nella scorsa lezione, quindi già con queste poche nozioni siamo in grado di creare un piccolo programma. Quindi ripassate bene i vari tipi di variabili, i vari tipi di dato. Che cosa è una variabile, come si dichiara e che cosa e come si implementa all'interno di una funzione printf e
dentro a una funzione scanf, quindi in caso di acquisizione ed in caso di stampa, non mi stancherò mai di dirlo, nel caso in cui dobbiamo acquisire il valore, va messo l'indirizzo della variabile, quindi utilizzando la end, nome della variabile, mentre nel caso di printf, quindi nel caso in cui bisogna visualizzare e stampare a schermo il contenuto di una variabile, ci limitiamo semplicemente a specificarne il tipo all'interno dei doppi apici del printf e seguito da virgola nome della variabile.